gol di rimbalzo e vide la guerra. Là voglio andare, disse la pace. L'amore guardò in basso e vide l'odio. Là voglio andare, disse l'amore. Così apparve la luce e risplendette. Così apparve la pace e offrì il riposo. Così apparve l'amore e portò vita. Davvero è emozionante, io sono davvero emozionato. Ecco perché sono voluto stare poi alla fine con loro sul palco. È necessario ed importante che noi, soprattutto la Chiesa, la fede, ma anche la gente comune, faccia comprendere a questi bambini che d'altronde quello che vedono in televisione è soltanto uno dei messaggi, che è necessario credere nel bene, è necessario credere nella bellezza, nello stare insieme. Stasera loro ci hanno fatto vedere i grandi temi di cui spesso si discute, la pace, l'unità, l'amore, il perdono attraverso gli occhi di un bambino, attraverso gli occhi dei bambini. E quindi io voglio dire grazie soprattutto ai genitori, a coloro che ogni giorno si rimboccano le maniche per crescere questi bambini, perché davvero possano trovare nella nostra comunità parrocchiale quel luogo fertile in cui tutti i valori, tutti i sentimenti più belli trovino il terreno più fertile. Quindi davvero auguri a questi bambini, ai loro genitori, ai parenti, ai amici. Auguri ad una Cervinara che trovi appunto nei fanciulli il migliore degli investimenti possibili su un futuro che vuole aprirsi al migliore. Thank you.